visti i fatti che su Adrano stanno capitando giornalmente, di fare una nostra piccola considerazione. Adesso noi ci siamo arrabbiati, proprio ci siamo stancati, come ancora i commercianti possono subire degli atti vandalici come quello avvenuto ieri sera al supermercato, proprio perché da qualcuno, parlo dell'amministrazione in modo principale, c'era stato promesso che in tutti i negozi commerciali venivano ritirati almeno i cartoni. Vi possiamo dire che non ci possiamo mettere ogni 5 secondi a chiamare l'assessore di turno e dire: assessore, guardi che i cartoni non se li sono venuti a prendere, mi mandi qualcuno per prendersi i cartoni. Questo non lo accettiamo, non lo accettiamo più, non possiamo fare questo lavoro. Noi qui sul territorio paghiamo le tasse, diamo lavoro a delle persone. Se però tutto quello che viene fatto come differenziato lo dobbiamo lasciare davanti alla porta e poi per settimane intere rimane davanti alla porta, noi ci siamo arrabbiati, perché poi succede quello che è successo ieri sera, che un cretino passa da fuoco ai cartoni, un atto vandalico, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, e giustamente poi devono intervenire le forze dell'ordine, i pompieri e così via dicendo. Noi ci siamo arrabbiati. Questo lo stiamo dicendo a lettere cubitali perché c'era stato promesso dall'amministrazione che su questa cosa ne prendevano atto e la tenevano sotto controllo, cioè andavano a monitorare tutto quello che c'era da monitorare, e invece questo non è stato fatto. Così come non è stato fatto il discorso di conoscere ancora fino ad oggi, dopo 2 anni, non sappiamo chi è l'assessore. Noi qui parlo di Confcommercio, sicuramente la città lo saprà, noi non sappiamo chi è l'assessore al commercio. Questo ci dà veramente, veramente fastidio. Questa è una piccola conferenza che stiamo facendo qui con i commercianti, perché adesso ci siamo arrabbiati. E giustamente vorremmo capire da chi e come dobbiamo adeguarci, noi o l'amministrazione, a darci una mano, perché se dobbiamo prendere provvedimenti seri, anche noi siamo disposti a prendere i nostri provvedimenti. Negli altri comuni la raccolta differenziata si sta cercando di dare uno spazio migliore alle imprese, proprio perché le imprese la portano direttamente ai centri di raccolta, perché si sono inventati dei buoni, si sono inventate altre cose. Inventiamoci quello che vogliamo. L'importante è che togliamo l'indifferenziata davanti ai nostri negozi, perché noi ci siamo rotti le scatole.